che non vogliamo. Avevamo una scadenza al 30 del bilancio, poi dopo appena convocata la seduta è stato prorogato il 30 di agosto, comunque, ma quando l'abbiamo fatto non c'era. Abbiamo alcuni problemi di gestione della segreteria che volevamo sistemare, avevamo il bilancio in previsione, comunque, dopodiché ci sono dei fatti contingenti che tutti conoscete a livello europeo, queste cose qua, e quindi abbiamo fatto questa convocazione nel primo grido. Abbiamo ritenuto essere appunto fatto straordinaria, non riproducibile, perché dovevamo comunque approvare il bilancio. Basta tutto lì. Ci penso a tempo, si devo approvare, poi viene anche primo, no? Sì, potevo venire prima, ciao. No, l'ho detto. Con la possibile revisione e
riuscire ad alleviare i disagi dei cittadini compilando i bollettini e dando le cose ai cittadini, che vanno poi come più l'inflazione che di sotto sono stati aggiornati due volte. È una regola che non ci piace, non ci piace perché dobbiamo fare i conti degli esattori del conto dello Stato, d'altra parte è una regola capestro perché è stato messo in piedi un meccanismo perverso, io credo, che costringe a fare come scelte, nel senso che oggi i trasferimenti dello Stato tengono conto sostanzialmente di alcuni parametri che sono da una parte dei trasferimenti per il fondo sperimentale di equilibrio che c'era anche l'anno scorso, da una parte dalle compartecipazioni IMU, dall'altra ci sono poi alcune in più o in meno addizionali per l'energia elettrica e una riduzione di 239.000 euro da parte, io la chiamo la riduzione Monti, che è stata applicata a tutti i comuni, che comporta un riequilibrio totale dei fondi, cioè nel senso che il totale è sempre quello, cioè nel senso che anche le variazioni che vengono fatte all'interno da una parte, perché ci sono delle pareggi di bilancio, se noi andiamo a toccare da una parte, poi devo ritoccarli anche dall'altra. Poi più la variabile IRPEF, per cui comuni avete visto che hanno fatto delle soluzioni di diminuzione della aliquota dell'IVA, però aumentando poi la aliquota IRPEF. Io credo che in questo campo la creatività dei comuni sia stata molto alta, ognuno l'ha applicata come vuole, ma io credo che se si va poi a fare una verifica generale, come sono state applicate tutte queste aliquote, tasse, trasferimenti, quello che volete, il risultato non cambia. Nel senso che alla fine il risultato è quello, quindi se tiriamo via da una parte viene aggiunta dall'altra, se tiriamo via dall'altra ancora viene aggiunta dall'altra. Qual è stata la scelta di questa amministrazione? Se volete, stata tutto sommato abbastanza semplice, nel senso che abbiamo dato un segnale di più di una riduzione della prima casa, per le aliquote della prima casa che abbiamo deciso all'8%, ci sarà poi un aumento invece delle aliquote per la seconda casa, abbiamo mantenuto in alterate tutte le aliquote date dallo Stato per quanto riguarda le zone agricole, quindi i terreni agricoli, i beni strumentali degli agricoli, anche se dobbiamo dire anche su questo abbiamo molte incertezze in quanto tutte le leggi sullo Stato hanno ritrattato completamente l'IAC, trattamento, soprattutto per quanto riguarda certi tipi di immobili fino a qualche tempo fa, quindi c'è la presumibile certezza che noi non si abbiano oggi dati precisi e accertati su tutti i beni soggetti. D'altra parte abbiamo anche segnali precisi e comprensibili di difficoltà da parte dei nostri cittadini sul pagamento del tipo. Soltanto per dire cosa? Per dire che oggi questo capitolo, come tutto il bilancio, è un bilancio in progress, non è un bilancio definitivo. Questo che credo sia uno dei grossi danni che ha fatto il governo attuale, nel senso che non ci permette di avere un minimo di programmazione. Noi consiglieri che dicevo che dobbiamo fare il bilancio prima, per carità, dobbiamo fare prima, dopo, lo possiamo fare domani, dopo domani, non c'entra niente, neanche questo è un bilancio definitivo, tanto per essere molto chiaro. Questo è un bilancio che tiene conto della situazione ad oggi, è un bilancio che dovrà sicuramente essere soggetto a revisione tra qualche mese, probabilmente anche verso fine anno, bisogna fare un'ulteriore revisione, proprio perché le trasferimenti sono non certificati. Vi do solo un dato, noi abbiamo usato per la struttura del bilancio un dato IMU, che è quello che ci viene dato dal Ministero, che non corrisponde alla nostra previsione. Noi per la nostra previsione che abbiamo qui dati nostri, la nostra previsione è realmente più bassa, anzi non poco certificata, più bassa della nostra proiezione, mentre quello che ci dice il Ministero di un certo tipo, noi abbiamo preferito mantenere questo, perché poi questo ci permette di agire poi eventualmente sui trasferimenti radiali. Vi do solo due dati che a seguito delle variazioni delle aliquote dei comuni introiterà circa 210.000 euro in più per l'IMU rispetto all'italiano base. Quindi questo è il dato
vantaggio con una riduzione in base al decreto di settore della Monti di 239 euro. Quindi sostanzialmente oggi noi giochiamo, partiamo rispetto all'anno scorso comunque con un leggero vantaggio, un leggero handicap di disponibilità all'interno del bilancio. Se calcolate ulteriormente che noi abbiamo una previsione teorica che non possiamo non mettere di entrate per ogni urbanizzazione di circa 600.000 euro, dati dai piani approvati e convenzionati, che condizionano quindi le entrate, è un'entrata certamente aleatoria, perché dal punto di vista oggi del settore edilizio, come lo ricordiamo dopo, il comparto è carente e le previsioni sono, cioè il trend di incasso è del tutto minore rispetto all'incasso teorico che avremo. Quindi probabilmente anche il piano poi triennale delle opere sarà condizionato da questo, perché c'è un paradigma tra entrate e uscite, e quindi dovremo poi, sempre come dicevo prima, verificarlo in corso d'opera rispetto al bilancio stesso. Prego. Non ho parlato in precedenza quando abbiamo parlato dell'orario di convocazione del Consiglio, perché come dicevo due pranieri non era ancora dato dato inizio nel Consiglio stesso. Quello che mi sento di dire, io e Emanuele abbiamo potuto operare in modo diverso, abbiamo tentato usare forse il buonsenso di evitare di farlo, e torno un secondo, prendo una direzione di un minuto su un avvenimento che è successo domenica scorsa. Domenica scorsa il nostro gruppo consigliare è uscito con un volantino che riguardava nello specifico, forse l'amministrazione ancora qui nello specifico, l'assessore, e ha creduto che mentre il nostro gruppo consigliare si era fatto a distribuire il volantino stesso, se da un lato c'era l'assessore Polo che parla comunque, e questo anche ci fa ben contento, provvedendo a una pulizia del centro del paese che si mostrava in condizioni insomma non bellissime da vedere, c'era un altro assessore che ha pensato nel frattempo di, quando noi siamo andati via, la cosa è stata ricordata da più fonti, che siamo sia anche abbastanza attendibili, di portare via tutti i nostri volantini sostituendoli con altri del comune dicendo che erano delle falsità o qualcosa del genere. Allora, siccome noi riteniamo allo stesso tempo e pensiamo che questo comune faccia parte dei comuni d'Italia dove c'è ancora la libertà di espressione, dove c'è la libertà di parola e dove soprattutto penso che vada riconosciuta alla nostra minoranza di aver ottenuto dei voti, perché la quale maggioranza non ha vinto con 99,9 periodico di voti, ma ci sono stati anche degli altri cittadini che hanno votato qualcun altro, e magari avrebbero voglia anche da qui qualcun altro di sentire delle cose magari anche false, ma che semplicemente andiamo dicendo. Il fatto di portare via dei volantini e riteniamo sia un qualcosa che soprattutto per chi vuole funzioni amministrative sia deplorevole, un qualcosa che non abbiamo mai fatto neanche quando ci si scriveva sulla vendita di terreni delle osterline e quant'altro, perché dicevamo ognuno è libero di pensare a quello che vuole al momento in cui si andrà a votare, desiderando anche della X cosa fare. Il fatto che ci sia stato riportato comunque una cosa del genere rende proprio l'idea di come il senso di responsabilità che abbiamo dimostrato di avere oggi venendo le 3:30 quando questo consiglio si poteva fare anche in un altro orario non sia la stessa cosa che risaliamo da un assessore che potrebbe teoricamente dare l'esempio di un consigliere. Lo dico molto pacatamente anche se non ho proprio la tranquillità dentro nel mentre lo dico. Allo stesso tempo la convocazione di questo consiglio comunale, ricordo all'attuale assessore Poltronieri ma anche al sindaco e al vice sindaco Quasini che anni fa, torniamo ancora dal 2005 in avanti, ci trovavamo come Ogaro delle Libertà a parlare a volte di orari di convocazione dei consigli comunali dell'allora sindaco Olivieri, anche orari un po' particolari. Ce n'era stato solo uno, se non ricordo male, convocato un orario simile a questo in mese maggio o giugno, adesso non lo ricordo, che era quello famoso dell'aumento dell'indennità. E qualcuno della minoranza ci ha sguazzato per i successivi 5 anni, e la stessa cosa viene detta anche a noi in quei 9 mesi che facciamo di amministrazione, per aver convocato due consigli comunali alle 6, alcuni alle 8 e tutti gli altri, quelli che riguardavano soprattutto la questione dei Fellini, alle 8:30, alle 3:15 o alle 9 di sera. Tutte queste. Allora, tutte le dimenticanze, porta pazienza da tu parli, tanto in piazza che sta già vedendo il tuo carattere. Sì, quindi, sì. Ecco. Se tu dicessi con la tua amministrazione che tutti i consigli comunali vengono fatti alle 9 di mattina, io ti direi sono il primo che mi darebbe anche bene. Sono il primo che te lo direi, perché adesso che c'è la possibilità anche per gli altri
dire che questa volta abbiamo detto in consiglio comunale, la prossima volta in cui con i nostri occhi comunque ci sarà riportata la cosa, ci sentiremo liberi, e lo diciamo preventivamente, di agire in qualunque strada a partire da quella legale, perché la libertà di espressione penso ci sia ancora. Se c'è qualcosa di offensivo o altre cose, vai da chi di dovere e fai quello che devi fare, ma c'è ancora per te. In merito, ma rispondo questo, ma le rispondo subito, poi rispondo subito, se no dopo iniziamo a palleggiare. Poi riguardo questa questione, a parte per riferito su cui dire tutto, per quanto mi riguarda, quando voi scrivete i volantini del genere, quando si scrivono questi volantini, dicendo che puoi tornare verso la memoria e ripetiamolo, che è forse una persona malata, dovreste prima avere la cortezza di conoscere anche delle situazioni personali. Io ho un stretto parente che veramente perde la memoria ed è evitato, quindi queste cose mi feriscono, al di là di quello che c'è scritto, che sono anche delle cavolate quello che sono scritte, ma questo lasciamo stare, facciamo parte della critica politica, anche se è falso, del corso di firmarsi, quelle cose lì, lasciamo stare. Ma quando si scrive? Allora, sulla prima parte mi ha ferito molto, dico per una situazione personale, privata mia, dove sono le persone che veramente una persona mi sono amato. No, quello che scrivo le cose si devono sapere. Perché c'è una cosa personale di. C'è un mio studissimo parente che ha malato di attacco. Vedi, quando dici che ha perso memoria, gli chiamo, questo mi fa star male, bene, anche in un momento sto male, va bene? Poi se vuoi ti dica anche che smonti le quattro robe che dico sono false, te le monto tutte quattro. Un servizio, chiamandolo servizio, contro gli stessi cittadini che dovrebbero rappresentare, a fare
quindi sicuramente non è l'amministrazione comunale, però si trovano a fare i comuni. Nel momento in cui questa cosa deve essere fatta da parte dei comuni, i comuni possono decidere, hanno anche dei parametri all'interno dei quali devono rimanere dentro. Il comune di Novara mi sembra che abbia fatto degli interventi in merito che sono di pura facciata, probabilmente andando sulla stampa amica, con il fatto che parecchie voci sono state in diminuzione. Se dopo guardiamo quali sono le voci in diminuzione, che sono per via delibera davanti i punti B, C, D, E, perché i fabbricati rurali uso strumentale mi sembra che rimangano uguali a quello che è previsto per legge, mentre l'aliquota base, che forse è quella che riguarda non poche persone, è stata aumentata dallo 0,76 previsto per legge allo 0,83, che comunque avete inserito voi. È diminuito solo dello 0,2% quello che riguarda l'immobiliare, le unità immobiliari adibite all'abitazione principale del soggetto passivo, le pertinenze. Per quelle che riguardano i titoli di proprietà di usufrutto dai cittadini che acquisiscono la residenza nei centri di ricovero sanitari, è sempre dello 0,2% per l'ex casa coniugale. Ovviamente dove ci sono i ricorsi in basso siamo favorevoli, ma si poteva a nostro avviso fare con più e farlo meglio. Il fatto che sia aumentata la aliquota base è un qualcosa invece che per chi riceve questo tipo di imposta non dovrebbe essere stato fatto. Non lo so gli altri comuni che sono andati al voto finora in consiglio comunale in merito all'IVA, ci sono dei comuni che ci sono andati un mese fa, altri che ci sono andati 2 mesi fa, se abbiano accettato il rischio, se siano stati degli sprovveduti, cosa abbiano fatto. So che l'hanno fatto. Oggi ci ritroviamo a votare comunque questo bilancio di previsione alle 3:30, dove si viene detto che è stato un qualcosa quasi di emergenziale. Io capisco che emergenziale sia un consiglio comunale del fatto, San Felice sul Panaro dopo il terremoto, no? Un consiglio comunale fatto su bilancio di previsione, dove, essendo appunto bilancio di previsione, dobbiamo ricordarci che questa amministrazione ha utilizzato comunque sia dei fondi per metà anno, perché oggi è il 28 di giugno, l'anno solare finisce al 31 di dicembre, quindi andiamo oggi a prevedere comunque con dei dubbi, perché come è stato detto dal sindaco, sono delle stime ancora così, un attimo fatte a spanne, comunque delle vie che non c'è appunto, e allo stesso tempo, come ogni volta, ci ritroviamo a fare l'ultimo momento. Lo scorso consiglio comunale abbiamo portato avanti dei punti come comitato per le manifestazioni, dove sarà stato detto che bisognava assolutamente andare a votazione, perché sennò diventava troppo tardi per organizzare la festa delle future cose. Questo mi sento di dire che al di là di uno Stato centrale che non ci sta dando una mano, e noi come Lega lo stiamo dicendo in varie salse comunque attivisti, allo stesso tempo ci sentiamo di dire che questa amministrazione si ritrova sempre a dover incorrere, compreso anche questo caso. Da parte nostra, adesso lascio la parola anche a Samuele per il resto di tutti i suoi interventi, ci sarà quindi un voto negativo in merito, perché gli interventi che avete fatto non sono stati assolutamente all'altezza. Dobbiamo ancora vedere, lo vedremo ancora nel bilancio di previsione, lo vedremo in tutti gli altri punti che ci sono in ordine del giorno oggi, incluendo quello relativo allo spot e alle comunicazioni del sindaco, che questo sembra un comune dovrà essere comunque rientrati dal patto di stabilità, non si vede concretamente un granché in merito a tutto questo rilancio che dovrebbe esserci. Ci sono tante cose, le discuteremo anche dopo, avveniristiche forse anche, proprio per il fatto di quanto siano vincolati dagli organi di urbanizzazione, sicuramente sull'IMU, quando poi vediamo nel punto successivo che ci sono in carico i dati quasi per 200.000 euro, dove secondo noi nel parleremo potevano essere dati anche un attimo diversamente, anche con un minor dispendio di soldi, è una scelta che lascia parecchio la mano in bocca. Sicuramente, visto che riguarda tutti i cittadini e visto che Comune di Nogara si ritrova, come dicevo prima, a fare un lavoro che non è piacevole da fare perché non dovrebbe farlo lui, credo che questa mancanza di adesione a questo tipo di imposta a maggior ragione dovrebbe essere fatta in un orario più consono, dove il sindaco come primo cittadino doveva dire proprio ai cittadini mi dispiace dover riscuotere questi soldi e perciò ho pensato a dei interventi molto più cospicui che invece in questo caso non si sono assolutamente fatti. Sì, ma vorrei anche un po' polemizzare sul discorso dell'orario, ma non faccio più di tanto. Ricordo qualche assessore su, quando non è mai votato sul tribunale 18 e ancora tante cose. Però insomma dire, come ha detto Silva,
che non mi sembra esserci in questo Consiglio Comunale un discorso di fatti contingenti, che ripeto non dovrebbero esserci in questo Consiglio Comunale, spero che ci sia stata molto da qualche parte, a mio avviso potrebbe essere fatto in un altro giorno o con altri orari. Detto questo, voglio fare una domanda, per quale assunto precedente, ma anche no, cioè, per quali risulta precedenti mancano, quindi cioè la controllata la sua vostra no, sì, ma è eccezionale per te, ma no perché è eccezionale, è sta convocato in giro di notte, ha smesso sì, ma cioè il discorso lei cioè, vorrei capire qual è la differenza una valore secondo noi